è meglio usare Google o Facebook per il settore immobiliare? Ciao, io sono Francesco Bersani e sono il fondatore di Web Marketing Immobiliare e oggi rispondo a una domanda che ricevo frequentemente, ovvero se sia meglio la piattaforma Google, Google Ads, quindi per fare pubblicità, piuttosto che la piattaforma di Facebook, quindi Facebook Ads, che ora si chiamano praticamente allo stesso modo. Prima Google si chiamava Google AdWords, ora si chiama Google Ads. Quindi qual è il migliore dei due? Quale piattaforma dovrebbe sfruttare un agente immobiliare o un costruttore che vuole fare delle campagne per vendere i propri cantieri? E oggi ti do la mia opinione. Non voglio dire che sia la risposta definitiva, ma è quello che penso. È il risultato poi dei vari test, delle campagne che ho realizzato nell'arco di questi decenni nelle campagne di web marketing, sia per il settore immobiliare ma anche per altri settori. Allora, partiamo con la peculiarità di Google. Qual è? La peculiarità di Google è che tu vai ad intercettare un pubblico, una persona che sta cercando attivamente un tuo prodotto o un tuo servizio, perché questa persona è andata sul motore di ricerca, che appunto serve per cercare informazioni, ha digitato la parola chiave, tu come inserzionista hai scelto di mostrare il tuo annuncio quando qualcuno cerca quella parola chiave e quindi poi avviene il click dell'utente. Quindi si tratta di un click qualificato, perché è una persona che non ha visto per caso, navigando su un sito, la tua pubblicità o il tuo annuncio. È una persona che ha cercato in un certo senso quell'annuncio, perché a quell'annuncio corrisponde appunto una ricerca delle parole chiave che tu puoi scegliere. Quindi sei tu che decidi con quali parole chiave mostrare la tua inserzione, il tuo annuncio. E hai presente, su Google una volta erano gli annunci che stavano sulla colonna di destra, ora si trovano nella colonna centrale. Il discorso qual è? Si confondono sempre di più, cioè le sponsorizzazioni sia su Facebook sia su Google assomigliano sempre di più, si confondono sempre di più ai post organici, cioè quelli non a pagamento. Questo allo stesso tempo però diventa anche un limite per Google. Perché? Perché se tu ad esempio lavori in una zona molto piccola, avrai poche ricerche, e se hai poche ricerche hai pochi click. Pochi click vuol dire che ottieni poco, ottieni pochi lead, ottieni pochi contatti, quindi una campagna non ti può portare grossi risultati, perché il traffico è limitato ed è la fonte primaria per poter convertire, no? Quindi questo è il problema. Non è un problema se ti trovi in una città, quindi dove ci sono più abitanti, tanti abitanti, in quel caso le ricerche sono sicuramente di più e puoi ottenere un discreto numero di click. Il problema però è che l'Italia è composta da tantissimi piccoli comuni, e quindi ci sono tante agenzie che possono riscontrare insomma dei problemi e quindi problemi nel senso che non raggiungono una massa critica di traffico sufficiente per appunto ottenere i contatti che gli servono. Parliamo invece dei Facebook. Qual è la peculiarità di Facebook? Facebook ti permette di mostrare i tuoi post, i tuoi annunci sponsorizzati a persone che non ti stanno cercando attivamente, ma hanno un profilo che corrisponde al tuo cliente target. Quindi questo profilo può essere definito per età, può essere definito per sesso, per genere, può essere definito per interessi e altri dati demografici. E quindi questo ti permette di mettere davanti agli occhi dei tuoi potenziali clienti i tuoi annunci, le tue inserzioni, anche se non ti stanno cercando. Quindi il vantaggio qual è qui? Che comunque puoi ottenere una massa critica di traffico anche se le persone non ti stanno cercando. Il limite
e questo va gestito bene su Facebook, è che le persone stanno su Facebook principalmente per altri motivi. Non stanno su Facebook per guardare annunci immobiliari, non stanno su Facebook per guardare le pubblicità, stanno su Facebook per, diciamo per una parola, distrazione, ok? Per distrarsi, non voglio entrare nel dettaglio. Sappiamo tutti, facciamo mente locale su quello che facciamo su Facebook e ci rendiamo conto che è tutt'altro che andare a cercare delle pubblicità, anzi le evitiamo le pubblicità. Ecco perché Facebook cerca di camuffare sempre di più le inserzioni, eh? Cioè quello sponsorizzato piccolino che si confonde e a volte neanche ti accorgi che hai visto un'inserzione sponsorizzata, ci devi andare a fare caso, ok? E il limite quindi di Facebook è: se non targettizzi le giuste persone, se non hai a monte una strategia, rischi solo di sprecare soldi, perché spesso l'errore comune è andare alla ricerca del like, alla ricerca magari anche del semplice commento, però like e commento non vuol dire necessariamente contatto, cioè non vuol dire che se le persone interagiscono con il tuo post, queste poi ti portino un ritorno in termini di contatti e quindi poi potenzialmente anche un ritorno economico. Quindi il rischio, il limite di Facebook, se non lo usi bene, sta lì, cioè Facebook comunque in ogni caso, anche se le persone non cliccano sulla tua inserzione, basandosi principalmente sul farti pagare per visualizzazioni, ogni 1000 visualizzazioni hai un costo, lui comunque te li fa spendere quei soldi. Quindi se tu gli dai un budget giornaliero, Facebook in qualche modo lo spende, a differenza di Google. Ovviamente per Google parlo della rete di ricerca, perché anche lì c'è una modalità simile a Facebook, più costosa normalmente, ma c'è una modalità simile. Su Google, se una persona non cerca la tua parola chiave o comunque se una persona non clicca sul tuo annuncio, tu non paghi, perché lì funziona costo per click, quindi tu hai un addebito solo se le persone cliccano sul tuo annuncio. Quindi in conclusione, qual è meglio dei due, a chi vuoi più bene, a mamma o papà? Diciamo che sono due strumenti complementari, quindi possono lavorare molto bene insieme, ma fanno il Google rete di ricerca e Facebook fanno due lavori diversi, perché in un caso Google va ad intercettare una domanda consapevole, nell'altro caso Facebook va ad intercettare la domanda cosiddetta latente, ok? Quindi di persone che potrebbero essere interessate ma non ti stanno cercando attivamente. Immagina la pubblicità su Facebook proprio come la pubblicità tradizionale sui media tradizionali, quindi potrebbe essere in TV, potrebbe essere alla radio, cioè è un modello che va ad interrompere la navigazione dell'utente, ok? Quindi io sto scorrendo le notizie di Facebook e interrompe, diciamo, non in modo brusco, ma c'è poi un post sponsorizzato che mi passa davanti agli occhi. Quindi l'ideale sarebbe sfruttare tutte e due le piattaforme, non ce n'è una meglio dell'altra. Una cosa è certa, da un lato Google ti permette di ottimizzare meglio i costi pubblicitari, dall'altro Facebook, se non stai attento, rischi di investire, di spendere, di sprecare il denaro. Però in moltissimi casi Facebook è una soluzione obbligata, soprattutto per quelle zone che hanno pochi abitanti e quindi su Google avrebbero pochissima ricerca. Quindi ripeto, in alcuni casi addirittura va bene usare solo Facebook, e in altri casi va bene usare tutti e due. Quindi ad ogni modo devi sempre fare dei test, perché comunque poi bisogna sempre scontrarsi con la realtà e quindi vedere effettivamente se nella tua situazione funziona una determinata strategia. Questo vale per tutti i canali, non solo per questi due che ti ho citato oggi, però questi due fondamentalmente sono i due siti più visitati al mondo e quindi sono le due fonti di traffico con le due piattaforme pubblicitarie online migliori al mondo, che non puoi insomma ignorare.
Bene, ma bisogna fare attenzione però, perché ci sono errori che si fanno molto facilmente quando vai a fare pubblicità su Facebook. Sono degli errori che compromettono i tuoi risultati e che ti fanno sprecare budget e che è molto facile fare. Ed è questo il tema del prossimo video. Nel prossimo video ti parlo proprio dei 5 errori più comuni che fanno tutti se nel settore immobiliare, se non hanno, diciamo, le giuste informazioni, se non si formano un minimo. Quindi molte persone purtroppo iniziano a usare uno strumento come Facebook Ads senza fare alcuna formazione e quindi commettono inevitabilmente degli errori. Quindi un minimo di libretto di istruzioni bisogna leggerlo, e te lo darò io nel prossimo video. Quindi per oggi è tutto. Metti un like, commenta questo video e iscriviti al canale se ancora non l'hai fatto, e ci vediamo al prossimo video in cui ti parlo dei 5 errori da evitare su Facebook. Ciao, un saluto da Francesco Bersani.